Ciao ragazzi, sono Ricky. Oggi siamo tornati in un nuovo video. Oggi vi spiego come creare un vostro server roleplay di FedM GTA 5, la mod che vi permette di creare, la mod famosissima che vi permette di creare i server roleplay, quelli che vanno molto in questo periodo di tempo. Allora, prima di iniziare vi dico, questa serie di video andrà avanti solamente se ci sarà del supporto vostro, quindi se vi interessa che la serie vada avanti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, arriviamo a 20 mi piace per un prossimo episodio e naturalmente commentatemi scrivendo che tipo di script vorreste che vi spiegassi come settare o cose simili, ragazzi. Va bene, allora iniziamo. Dobbiamo partire dallo zero assoluto. Voi andate nel sito di FedM, che naturalmente vi lascerò in descrizione, fedm.net, e vi ritroverete in questa pagina. Naturalmente c'è il tasto per fare il download del client, che vi servirà per giocare. Ragazzi, se non sapete come giocare a FedM, non sapete che cos'è FedM, vi farò magari un video informativo. Ditemelo nei commenti se lo volete. Però non ci serve noi a que né questo, noi abbiamo già FedM, in questo caso abbiamo già FedM, e allora ci serve schiacciare sotto, c'è scritto Download a Server, Not Commercial, cliccate qui. Allora ragazzi, vi porterà in questa pagina. In questa pagina c'è una guida in inglese su come creare il vostro server FedM. Naturalmente io ve lo andrò a tradurre così non ci sono problemi, sono qui per questo. Allora, prima di tutto ci serviranno dei prerequisiti, cioè Visual C 2019 Newer, come potete vedere vi apre per scaricare questo, installatelo, naturalmente io ce l'ho già scaricato. Invece il secondo prerequisito non serve a niente. Andiamo avanti. Per procedere all'installazione dobbiamo creare nel nostro computer, io adesso vi spiegherò come creare un server FedM sul vostro computer, ok? Naturalmente per poi mandarlo online vi servirà una VPS che è acquistabile da vari hosting tipo GameHosting, Rehosting, eccetera. Ma quella è una cosa che scegliete voi, naturalmente, se volete fare il server privato, in questo caso sarà un server privato che potete settare per poi mandarlo online, però poi per mandarlo online dovreste comprare una VPS, nel caso nel video finale, se la serie andrà avanti, vi spiegherò anche come metterlo online. Allora, qui dice, dobbiamo creare una nuova directory. Ok, facilissimo. Andiamo, ad esempio, facciamo nel nostro computer, ci rechiamo in una directory qualsiasi del vostro computer. In questo caso io mi recherò, nella directory di che è del mio hard disk. Andiamo a creare una cartella che prenderà il nome della cartella del nostro server. In questo caso farò un nuovo cartello. Chiamiamola FX Server. E avremo la nostra cartella tra le cartelle, appunto, che ci sono io queste cartelle. Dentro la cartella, appunto, ci serve un'altra directory che sarà questa directory che si chiama server. Ok? Nella nostra cartella FX Server, dentro facciamo tasto destro, nuovo cartella e creiamo la cartella server. Oh, perfetto. Secondo step, dobbiamo scaricare l'ultima versione di Windows per il server. Quindi ci schiacceremo, ci porterà in questa pagina, voi schiacciate last recommended 2315, in questo caso è l'ultima che ho io. Schiacciate, vi scaricherà questo server.zip, noi lo andiamo ad aprire direttamente. Ok, andiamo ad aprire la nostra cartella appena scaricata che si chiama server.zip e troveremo un sacco di file dentro. Per trasferire
i file dentro la cartella server dal server.zip, spostate il file server.zip nella cartella server e poi fate tasto destro sul file e fate estrai qui. Fatto, ragazzi. Potete cancellare anche il file server.zip, non ci serve più. Adesso abbiamo tutte le cose qui. Andiamo avanti. Punto 4. Ci chiede di creare una cartella nuova, che si chiama server data fuori la cartella server. Facciamolo subito. Quindi andiamo qui, siamo nella cartella server, torniamo indietro nella cartella fx server, noi creiamo una nuova cartella che si chiama server trattino data. Ecco fatto. Una volta creata questa cartella, dovete scaricare il file che si trova in questo link qui. Come potete vedere, vi porta in una pagina GitHub e dovete schiacciare questo bottoncino verde che si chiama clone or download. Download zip. Lo salviamo. Una volta aperto il nostro file CFX server data appena scaricato, facciamo doppio clic e andiamo a prendere la cartella resources e la spostiamo dentro server data. Quindi la cartella server data vi risulterà così, con la cartella resources e questi file dentro. Una volta fatto questo, partiamo alla parte numero 5. Creiamo un server.cfg nella server data folder. Quindi dobbiamo creare un file server.cfg dentro la cartella server data. Quindi cosa dobbiamo fare precisamente? Dobbiamo fare tasto destro, nuovo, documento di testo. Lo chiamiamo server. In questo caso potreste non avere l'estensione perché non avete attivata questa opzione che dovete andare su Visualizza e dovete spuntare estensioni nomi file. Vi potrebbe apparire così, appunto, senza estensione. Voi basta che fate spunta e vi appare l'estensione. Quello che dovete fare è modificare l'estensione invece di txt.cfg. Vi chiederà la conferma, schiacciate sì e avrete il vostro file server.cfg. Dopo torniamo al punto 5 e ci richiede di copiare l'esempio di server.cfg dentro il nostro file. Quindi andiamo a premere una nuova scheda, ci dice di copiare tutto questo, quindi prendiamo tutto quello che c'è qui dentro, fate tasto destro copia e andiamo nella nostra cartella server data, nel server.cfg facciamo tasto destro apri con blocco note e vi aprirà il server CFG con il blocco note. Fate tasto destro incolla e vi incollerà tutto quello che ci serve. File salva, potete chiudere. Andiamo al punto 6. Ci servirà una chiave che genereremo da keymaster.fvm.net. Andiamo nel sito, naturalmente vi chiederà di fare questo procedimento. Una volta verificati, vi chiederà di fare il login. Vi chiederà di fare il login su cfx.re. In questo caso io ho l'account con Google, quindi faccio il login con Google. Vi farà fare un sacco di verifiche, almeno a me ne fa fare abbastanza. In questo caso io avevo già delle chiavi già create per un mio vecchio server e per dei test di prova, ma vi farò vedere comunque come creare una vostra chiave. Quindi schiacciate su Register. Label lo chiamate come vorreste chiamare il vostro server, io magari scriverò server mio. IP address dovrete mettere 127.0.0.1. Questo vale quando in pratica avete il server che dovete ostare sul vostro computer. In pratica 127.0.0.1 sarebbe l'IP del localhost, quindi del vostro computer, e quindi siccome dobbiamo fare un server ostato
no, dal nostro server, qui dobbiamo accedere solo noi in questo caso. Scriveremo questo IP. Naturalmente, se dovete fare un server o stato su una VPS, scriverete l'IP della VPS. Server type mettiamo home hosted in questo caso, però naturalmente ci sono diversi tipi, dedicated server, VPS server, server provided, però in questo caso, siccome state seguendo il mio tutorial e lo stiamo facendo su un server privato, lo mettiamo home hosted. Facciamo il captcha e generiamo la chiave. Ok, come potete vedere, ha generato la chiave del server mio. Prendiamo la chiave qui, tasto destro, copia, e questa chiave dove la andiamo a mettere? Nel server CFG. Riapriamo il file server CFG, facciamo tasto destro, apri con blocco note, e andiamo a cercare la stringa che si chiama SV license key change me. Come potete vedere, è l'ultima stringa, è proprio l'ultima. Dovete togliere questo change me, cancellate e fate tasto destro incolla e incollate la vostra chiave. File, salva e potete chiudere il server CFG. Una volta fatto ciò, potete fare il primo avvio del vostro server. Allora, per andare a eseguire il vostro server, dovete copiare questa stringa qui. Nel caso di Windows, quindi andate nella vostra directory server data e create un nuovo file, lo chiamate documento di testo, cancellate anche l'estensione, chiamiamolo start.bat, modifichiamo l'estensione del file, sì, tasto destro modifica, inserite la stringa. Nel mio caso è giusta la stringa perché qui io ho messo la cartella FX server nella directory D, come potete vedere. Qui si trova fxserver.exe, poi .exec.serverCFG. Se nel caso avete tipo, non so, avete messo la cartella FX server in un'altra directory, tipo in C, dovete qua scrivere C. Oppure cambiare le altre directory. Naturalmente la directory del vostro fxserver.exe la trovate andando in fx server server fxserver.exe. Vedete la directory qui. Vedete la directory? In questo caso è questa che vi ho già fatto mettere. E potete fare file salva. Chiudete, torniamo al nostro start.bat e facciamo doppio clic. Ok, come potete vedere, si sta eseguendo il nostro server. Qui ci chiede Windows Firewall, potrebbe chiedervi, dategli l'accesso, va benissimo. In questo caso il nostro server è online. È tutto ok. Potreste accedere al dashboard con questo link, ma in caso noi adesso andiamo a vedere se il server funziona. Andiamo a aprire FVM. Ok, siamo su FVM. Una volta qui dentro aprite il menu di comando con F8. Vi dovrebbe scrivere tutte queste cose e il menu di comando. Se avete fatto il server con Windows, e quindi lo state stando con la vostra macchina, dovete tenere naturalmente la finestra di comando aperta, perché se no non sarà aperto. In questo caso è aperto. Voi su FVM scrivete, dopo aver aperto l'F8, connect spazio localhost, vi connetterà al vostro server. Eccoci qua, una volta caricato il server sarete dentro e sarà un server base. Che significa un server base? Non tiene niente mappa vuota, niente script, non potete fare assolutamente nulla. Questo come mai? Perché non abbiamo fatto praticamente nulla, non abbiamo messo nessuno script e niente di niente. Quindi in questo caso il vostro server si sarà avviato. Congratulazioni. Naturalmente, ragazzi, io vi ricordo che se volete altri episodi su come appunto settare un server roleplay,
Volete altri episodi? Volete come vedere come si setta un server roleplay per bene? Gli script, eccetera, eccetera. Naturalmente io vi invito a lasciare un like e a 20 mi piace e continuiamo la serie. Vi ricordo naturalmente che sono sempre live su Twitch, 20, ore 21, appunto su Twitch, su GTA Roleplay. E niente ragazzi, io mi auguro che il tutorial vi sia piaciuto, scrivete nei commenti i vostri pareri e se volete qualche cosa in più spiegato nei prossimi episodi. E naturalmente ci vediamo in un prossimo episodio a 20 like, vi spiegherò come mettere gli script per renderlo un server roleplay base. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!